Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti a Trigoria, 25esima giornata del campionato Primavera 1, è il giorno del big match fra Roma e Inter, prima contro terza. È tutto pronto per il via di questa partita, si aspetta il fischio del signor Feliciani che arriva ora, comincia Roma-Inter, primo pallone gestito dai nerazzurri. Parte Casadei con il destro! Che gol di Cesare Casadei! Butta giù la porta, mamma mia! Fa 11 in stagione! Che perla di Cesare Casadei! Parte Peschetto, la punta, inseguito da Rocchetti. Peschetto la prova ad andare, Peschetto la prova a fare tutto da solo. Peschetto la cost to cost! Peschetto la! Fuori di niente! Ha scheggiato anche il palo. Volkerlin Persson. Fermato regolarmente da Valentin Carboni. Brutta palla persa da Volkerlin Persson. Parte il contropiede dell'Inter. Imbucata per Jürgens che si invola davanti a Mastrantonio. Jürgens! E si divora il gol del 2-0. Cherubini prova ad andare al cross. Profondo sul secondo palo per tutti. Non per Trippi che arriva a calcio in porta. Doppia deviazione. Ancora Trippi. Rovida coi pugni. Ancora Roma che rimane in avanti con Missori. Cherubini prova il contro, cross, colpo di testa e pareggio della Roma con Volkerlin Persson alla fine di un'azione insistita. Decimo gol in campionato per Volkerlin Persson. Sangalli esce bene, l'Inter col palleggio, Casadei ha un po' di spazio in avanti, prova a prenderselo Casadei, vediamo se va in porta Casadei, non inquadra lo specchio. Si allarga ancora Casadei, il tocco sulla corsa dell'otto che va al cross a rimorchio, Peschetto, la velo, Valentin Carboni, Mastrantonio in calcio d'angolo. Volpato sulla corsa, Volkerlin Persson, rovita, mura l'attaccante della Roma. Cambio campo a cercare Missori, c'è Franco Carboni in anticipo sul terzino della Roma, Ndiaye è già ammonito. Questo è un fallo chiaramente da secondo giallo, probabilmente lo sa anche Ndiaye. Cartellino rosso inevitabile. Iliev sfrutta il movimento di Nunziatini. Iliev trova spazio per il tiro. Iliev va in porta, Mastrantonio in calcio d'angolo. Iliev, altra chance per il bulgaro, va a puntare, tocco sulla corsa di Nunziatini, forse in fuorigioco. Nunziatini va in mezzo sul secondo palo. Casadei! Fuori di nulla. Vicinissimo Casadei al gol del 2-1. Casadei prova ad andare a saltare, salta anche Zanotti, abuso anticipato, ma era l'ultimo pallone di questa partita. Finisce 1-1 tra Roma e Inter. A Casadei risponde Volkerlin Persson.